fenomeno monastico cosiddetto basiliano fu rilevante in Sicilia non soltanto per le emergenze architettoniche di pregio disseminate sul territorio, specie nella pars orientalis dell'isola, alcune delle quali apprezzabili ancora oggi, ma anche perché questa esperienza cenobitica plasmò numerosi santi monaci, in seguito divenuti patroni dei comuni di nascita o di adozione, all'interno di quell'area denominata, nel lungo arco temporale che va dal pieno medioevo all'età borbonica, Valdemone. La santità era d'altronde l'obiettivo culminante della vita del monaco. Per raggiungere la condizione di perfetti, cioè simili agli angeli, ogni cenobita era disposto a sottomettersi a prove durissime di isolamento, digiuno e a ogni sorta di privazioni. San Basilio aveva consigliato ai monaci che avessero voluto imitare il suo esempio, dedicandosi interamente a Dio, di suddividere la loro giornata tra il lavoro, la preghiera e le opere di carità. Tra queste ultime erano incluse tutte le azioni che consentissero ai comuni mortali rimasti nel mondo di convertirsi e salvare la propria anima. La popolazione medievale, infatti, seguendo il sistema di credenze allora in voga, non si sentiva degna di salvarsi da sola e per questo delegava ai monaci una funzione di trait d'union tra la terra e il cielo. I religiosi pregavano per i loro confratelli, per i congiunti che avevano dovuto abbandonare una volta entrati in monastero, ma anche per l'intera comunità e per chiunque lo avesse chiesto, donando talvolta in contraccambio parte dei propri averi. La funzione salvifica dei monaci basiliani, oltre che dalle preghiere, era talvolta suggellata da segni prodigiosi che i santi monaci erano in grado di compiere perché la loro vita austera li poneva in contatto diretto con la divinità che operava attraverso di loro. Per questo speciale carisma, alcuni santi basiliani, taumaturghi riconosciuti dai contemporanei, furono talvolta gli interlocutori dei potenti per interpretare segni, porre fine a pestilenze e afflizioni, dispensare consigli sul modo migliore di vivere la fede cristiana. San Lorenzo, per esempio, che nacque a Frazzano nel 1120, secondo la datazione proposta da Caetani, fu interpellato dal governatore di Reggio Calabria per far cessare una terribile pestilenza che imperversava in città. Il suo intervento miracoloso, le sue parole di monito alla popolazione perché incrementasse le preghiere e facesse penitenza, sortirono l'effetto di far cessare il flagello che aveva già mietuto numerose vittime. La sua infaticabile opera di costruttore di chiese, di predicatore, di convertitore di infedeli, svolta da Lorenzo per tutta la vita, lo rese uno dei protagonisti del monachesimo greco isolano, supportando i normanni all'indomani della conquista nell'opera di recatolicierung della Sicilia, riportando l'isola nell'orbita della Chiesa di Roma dopo oltre due secoli e contribuendo in modo definitivo alla sua occidentalizzazione. La precocità della vocazione monastica di Lorenzo, la sua vita esemplare, i suoi miracoli, la dolcezza e amorevolezza del carattere, i numerosi segni prodigiosi alla sua nascita e alla sua morte attirarono a Dio, grazie a lui, masse di fedeli e devoti. San Lorenzo morì nel 1162 a 42 anni e già subito dopo la sua morte fu proclamato santo perché l'arcivescovo Roberto, che ne conosceva le innumerevoli doti e la fama di santità, autorizzò la venerazione delle sue reliquie. Oggi gli abitanti di Frazzano, comune in provincia di Messina, lo venerano come loro patrono. A San Lorenzo sono dedicate tre feste: il 22 ottobre, giorno della sua nascita, il 30 dicembre, giorno della sua morte, e il 10 agosto, anniversario della traslazione delle sue reliquie dalla chiesa di tutti i santi da lui edificata alla chiesa madre dove ci troviamo in questo momento. Quest'ultima ricorrenza, a Frazzano si svolge una festa solenne che dura tre giorni, durante la quale si portano in processione per le vie del paese le reliquie di San Lorenzo, conservate in un busto d'argento di pregiatissima fattura, oggetto di grande venerazione da parte dei fedeli.
La sontuosa statua grande di San Lorenzo, che si trova nell'omonima chiesa dietro una teca sopra l'altare, viene in questa occasione fatta scendere nel corso di una cerimonia religiosa e portata in processione nella sua bara con grande entusiasmo del folto pubblico presente che accorre dai paesi vicini e anche dall'estero. Questa teca normalmente rimane chiusa tutto l'anno e si apre il 10 agosto. Quest'anno invece rimane aperta per tutto l'anno perché ricorre l'anno giubilare che commemora i 900 anni della nascita di San Lorenzo. Il 9 agosto un pellegrinaggio denominato Serra Serra percorre invece tutto il perimetro comunale, partendo dalla chiesa di San Lorenzo con il mezzo busto reliquiario del santo, soffermandosi per la messa presso il monastero di San Filippo di Fragalà e proseguendo il percorso tra le incantevoli colline circostanti l'abitato. Il pellegrinaggio regala ai partecipanti, oltre ai momenti di riflessione e preghiera presso apposite edicole erette lungo la strada dai devoti, anche scorci panoramici mozzafiato, un patrimonio di fede e bellezza che amplifica il fascino di questo territorio dei Nebrodi.